Grazie Umberto. Allora, buongiorno a tutti, grazie Presidente per la parola. Io oggi sinceramente avrei voluto fare delle comunicazioni un po' diverse, nel senso che mi sarebbe piaciuto raccontare il lavoro che stiamo facendo nella Commissione Speciale 2023. Abbiamo fatto anche una richiesta di proroga perché, diciamo, ci siamo resi conto proprio lavorando che le attività da svolgere, da espletare per il territorio sono veramente tantissime. E per noi, diciamo, le commissioni sono organi politici fondamentali per poi svolgere il nostro ruolo. Mi sarebbe piaciuto anche parlare della commissione che abbiamo fatto nell'annualità precedente. Presidente, da qui attendiamo di capire eventualmente il recupero di spese varie che da bilancio possono poi eventualmente servire per l'installazione della nostra fotografica ultima, che era l'output finale. Però anche per come è andato e in un certo modo per provare a chiarire meglio la mia posizione, io davvero mi sono chiesto qual è il ruolo del consigliere. Me lo sono chiesto, cosa dovrebbe fare un consigliere? Perché noi, e io lo dico, e quindi Presidente, mi scusi se prima mi sono inalberato con lei, che aveva, cioè io non sto dicendo che gli altri consiglieri non lo fanno, io so che io lo faccio, lo fanno tutti gli altri, lo fa anche lei, giustamente, è il nostro ruolo. Alcune volte però io rimango veramente dispiaciuto del fatto che non veniamo messi in condizioni di poter portare avanti il nostro ruolo, che è quello di rappresentare le persone, riuscire a individuare quelle fragilità che solamente noi che abitiamo in questi quartieri riusciamo a capire e poi a portare all'attenzione del Consiglio Comunale. Quindi quella parola classica, decentramento, che auspichiamo che i prossimi candidati sindaci prenderanno veramente come impegno concreto con i territori, perché chi ci avvantaggia non siamo noi, ma sono i territori. Quindi mi sono chiesto che cos'è il consigliere. Per me il consigliere è questo. E a me dispiace quando invece pare, ma non è colpa minimamente della parte tecnica amministrativa, in cui anzi approfitto di questa occasione per ringraziare per l'immenso lavoro che loro fanno quotidianamente con quelle poche risorse che hanno. E per questo ho voluto fare questa comunicazione, non era niente rivolto verso la parte amministrativa. La verità è però che noi spesso ci ritroviamo a essere meri esecutori di pareri tecnici che spesso ci vengono dati, ma non per colpa nostra, per colpa di chi si muove a Bari in un certo modo. Ci vengono dati 15 giorni prima 100 pagine tecniche. Io non è che non le voglio leggere, non le capisco, scusa, sono ignorante. Cioè, nel senso, noi facciamo politica, noi cerchiamo di capire le sensibilità delle persone. E poi qua, però, su quelle cose subito si riesce a dare. Questo era il senso della mia comunicazione e quindi un grande in bocca al lupo che voglio fare a tutti quanti noi per le nostre ambizioni personali, ma soprattutto per il nostro ruolo che oggi viviamo.